Storico, di quello che è stata la verità del Risorgimento italiano, che purtroppo l'hanno scritto i vinti. I vincitori, ho fatto lo stesso errore, chiedo scusa. Magari Giulio e il presidente Luca Amabile, io sono solo il portavoce dei comitati. Siamo onorati di avere la principessa, c'è il marchese San Felice di Bagnoli, il presidente nazionale Fiore Marro e poi ci sta il commentatore Giovanni Saleni, che c'è stato vicino per la realizzazione di questo evento. Vedo moltissime. Bravo il commentatore. Sono un po' emozionato, mi dovete chiedere scusa. Ci sono anche i delegati di altre associazioni del territorio, non li sto a citare, persone che vengono anche da Bracigliano, da Rocca Piemonte, dove c'è fermento di e vogliono creare altri comitati come quello di Castel San Giorgio. Da Napoli sicuramente, da Caserta, da Capo, dal sindaco Portici di Bracigliano, va bene. Dagli Abruzzi! Spero da tutte le parti di quello che era il regno delle due Sicilie. Bravo! Bene. Voglio ringraziare la commissione alla toponomastica, la giunta municipale che all'unanimità dei presenti ha approvato questa nostra richiesta e anche al prefetto di Salerno che ha predisposto poi l'autorizzazione, il comandante della polizia municipale che mi deve sempre sopportare quando facciamo questa iniziativa. Di Francesco II non voglio dire niente, solo delle frasi che mi hanno particolarmente colpito e perché noi abbiamo voluto scegliere questa piccola piazza dedicata a Francesco II. Quando ti fu offerta, allora ospite